Amici di Siciliando, benvenuti a questa ottava puntata di Siciliando in musica il cantastorie. Innanzitutto, prima cosa, a tutti buona Pasqua, veramente buona Pasqua. Ci siamo concessi questa puntata speciale perché abbiamo un ospite speciale, quindi ce la siamo concessi il sabato di Pasqua e comunque ne approfittiamo per fare gli auguri veramente a tutti voi di Siciliando che ci seguite e che siete in tanti, quindi auguri a ognuno di voi. Volevo, permettetevi di farlo, insomma, di ringraziare a uno gli amministratori di questo splendido gruppo che è Siciliano, perché quindi volevo leggere i nomi, me li scrivo perché sennò naturalmente rischio di dimenticare qualcuno. Naturalmente il presidente Vincenzo Perricone, Guido Sorano, Alessandra Buttitta, Iano Arnone, con cui abbiamo un appuntamento fra un paio di giorni perché lui sa il perché. Una sorpresa per voi. Daniela Carnevali, Mara Saviano, Anna Locascio, Benedetta Manganaro, Roberto Di Modica, Daniela Verducci, Gigi Piazza, Te Angelis Pellegrino, Emanuele Drago e Barbara Mazzola. Allora, abbiamo fatto questa assolutamente dovuta auguri. Quindi adesso parliamo di questo splendido ospite che è con noi questa sera, che tra l'altro, niente, è un po' anche un coronare, un sogno. Io che sono cresciuto ormai ultra cinquantenne con i dischi, per esempio, di questa persona qui che è Salomon Barc. Poi vedremo anche dei video dedicati a questi. Io volevo leggervi qualcosa, anche se sinceramente sintetizzare quello che il nostro ospite, cioè Gio Castellano, ha fatto e farà, perché insomma questo ci auguriamo noi, è veramente tanto. Quindi è stato anche un po' complicato fare un sunto di tutto quello che era la sua attività. Ne è ambasciatore del vino italiano nel mondo, insieme a altre 9 grandi personalità del settore, assegnatario del Grammy Award 2019 per il blues soul italiano ed europeo, musicista e compositore ormai di fama internazionale, ideatore ed organizzatore del Blues and Wine Soul Festival. Angelo, in arte Joe Castellano, alla ribalta del blues italiano internazionale da ormai 27 anni, da quando cioè guida la sua Joe Castellano Super Blues Band sui prestigiosi palchi dal 1994. La band è stata considerata una delle più grandi organizzazioni mondiali del settore, come l'ultima grande soul blues band originale esistente in Europa. Forte dei suoi 16-18 elementi nella sua versione più estesa, per metà siciliani, per metà provenienti dalle più leggendarie band americane. Da Agrigento Blues Festival del 94 alla rassegna La Ferrari e la Musica del 2006, sul ristretto e diretto invito della leggendaria casa di Maranello di Rai 1 Rai, Radio 1 Rai, e innumerevoli cartelloni jazz, blues ed etno, lo stesso Dottor Joe ha preso parte ed organizzato decine di concerti in tutta Italia e all'estero, chiamando a sé i più grandi interpreti di questi generi musicali. E qui c'è una sfilza e un elenco di tutti i splendidi musicisti che hanno accompagnato Joe Castellano nella sua attività, ma lo facciamo entrare, ne parliamo con lui. E questa sera con noi Joe Castellano. Questi generi Benvenuto, musicali che abbiamo Joe. qui, c'è una sfilza Abbiamo un di piccolo tutti rientro. i musicisti che hanno accompagnato Gio Castellano nella sua attività, ma lo facciamo entrare, ne parliamo tutti. E questa sera con noi Gio Castellano, che Buonasera a conosco tutti. bene il musicale, Ciao abbiamo Joe. qui, c'è una sfilza di tutti i generi musicali che Abbiamo un po' di laser, un po' di rientro. abbiamo accompagnato Spero che ora nella sua attività, ma lo facciamo entrare, ne parliamo tutti. E questa sera con noi Gio Castellano. Siamo? Ancora un po' c'è. Buonasera, buonasera a tutti. Buonissimo. Ascolta, c'è un disturbo purtroppo. Cerca un po' di abbassare. Forse perché devo chiudere allora l'altra pagina. Aspetta. Ah, certo. Aspetta che ti tolgo un attimo l'audio, dammi Ok. segno qua. Ok, ci Però siamo. non mi arriva qui il vostro audio, non mi arriva il vostro audio così. Non mi Perché mi senti? avete. Sì, Non mi non mi senti arriva il però? vostro audio. Ma sulla Perché piattaforma sulla non ti arriva? pagina, se apro Facebook, aspetta che apro Facebook. Perché se apro Facebook, vi sento da lì, ma non vi sento dalla webinar. Ah, ok, quindi ci sentirai con leggero ritardo, probabilmente. Mi sento dalla webinar, cioè se dalla webinar
poco fa dalla webinar mi arrivava tutto, ma adesso non mi arriva. Problemi tecnici, che guarda, comunque non ci devono fermare questa sera, insomma, perché dobbiamo parlare di musica. Proviamo a mandare. Allora, facciamo una cosa, guarda. Proviamo a mandare un brano sistemato. Mandiamo un video così tu ti sistemi e poi parliamo con Gio Castellano della sua splendida orchestra. Allora, cominciamo con Io sparo allo sceriffo, I shot the sheriff, e poi ci ritroviamo qui. Shot the Sheriff, spero che i problemi si siano risolti, Joe. Mi senti? Oh, sì. Fantastico, wonderful. Allora, innanzitutto grazie mille di essere qui questa sera, per me è veramente un onore aver letto, come dicevo e accennavo in apertura, il tuo curriculum sembra un'enciclopedia a Treccani, quindi io adesso vorrei che insieme ripercorriamo, insomma, le cose, i passi principali, magari evidenziando quello che è stato. Io ripasso i commenti, non so se li hai visti durante il video. Ok, allora, quando ha cominciato Joe? Io mi faccio sempre partire da Joe Bambino. No, da bambino inizia 5 anni a suonare il pianoforte, sì. Io avevo il pianoforte a casa, il piano di mia madre, quindi andavo a strimballare, strimballare un po'. Avevo la fortuna che
due fratelli maggiori che avevano già quindi qualche anno in più, avevano iniziato a comprare nella loro età, diciamo, liceale o quasi universitaria, i dischi di Santana, di Led Zeppelin, Who, e tutti questi mostri sacri. E allora da lì mi appassionai al blues, partendo dal blues latino, che mi è rimasto poi come amore principale, che era il mio grande idolo Carlos Santana. Insomma, ultimamente... A otto anni già ascoltavi Santana, insomma. Sì, ascoltavo, mi ricordo il mio primo fulmine, il colpo di fulmine, fu il famoso album Abraxas, dove c'erano brani come appunto San Papati, Black Magic Woman, tutte queste cose meravigliose. Sì. E da lì andai a ritroso, andai a scoprire il blues inglese e mi innamorai moltissimo di John Mayall. Sono anche molti dischi di Mayall, adoro John Mayall. Assoluto, esatto. Perché poi da John Mayall capisci come lui aveva creato creature come Eric Clapton, con i famosi Cream. I famosi Cream erano nati proprio dalla cucina di John Mayer. Di John Mayer, che tra l'altro non so, non vorrei dire una, ma credo che sia ancora suonando, o ha suonato, insomma, ha smesso di suonare. Sì, no, ancora suona nonostante i suoi 85 anni. 85 anni, ancora. Fantastico. Insomma, quindi. Sì. Gustavia, qual è la tua città di origine? Agrigento. Agrigento. Quindi anche adesso sei ad Agrigento, insomma. Sì. No, questo perché lo mettiamo tutto questo blues, questo soul, questo rock nel contesto, insomma, agrigentino. Quindi, cominci a studiare musica, presumo. No, cominciai tutto ad orecchio, solo okay. dopo le scuole superiori, mentre andavo all'università, cominciai a studiare anche la tecnica classica, andando quindi facendo 4 anni di studi di tecnica pianistica, quindi andando a scuola di nuovo, e quindi già imparando a leggere la musica, eccetera. Però l'impostazione che mi ha consentito di scrivere le canzoni è stata quella che avevo acquisito da solo, trovandomi da solo tutti i vari accordi, tutte le varie note, le melodie, perché ti consentiva di creare la melodia, di creare le creazioni. Non erano mai dovute a uno spartito, ma erano dovute a quello che ti veniva in testa in quel momento, e che fortunatamente poteva trovare seguito. Quando c'è stato poi magari facciamo vedere anche il secondo video, se no poi non riusciamo a vedere tutta questa meraviglia che abbiamo. Quando è che cominci a suonare, cominci a scrivere? Quando è che c'è la band? Quando è che arriva la band? La band giovanile, diciamo, è stata a 14 anni. 14 anni. Avevamo messo io il mio chitarrista, mio grande amico, si chiama Andrea Ferranti, avevano messo come nome a questa band The Haim, lo scopo. Bellissimo. Ed era un quartetto in cui suonavamo appunto musiche di Santana, da Santana, e le Zeppelin, e Clash. Sfondi una posta aperta. Sì. Quindi quella fu la prima band. Da lì poi si è mosso un po' tutto, si è evoluto tutto. Poi okay. La cosa culminante fu che, appassionandomi sempre più di blues, incontrai, quando già ero, insomma, sui 20 anni, un grande armonicista che è rimasto poi un armonicista italiano, ma riamericano, che si chiama Andy J. Forrest. E con Andy J. Forrest cominciamo a collaborare un po' di cose interessanti con la sua band,
interamente americana, io fui ospite in alcuni suoi concerti. Quindi insomma, da qui è partito. Ed è da lì è partito, anche perché io ho conosciuto anche il mio grande amico che vedevo nei programmi di uno che più tardi ne parleremo, che premierò proprio martedì, vedevo, tu ti ricorderai Mr. Fantasy, il famoso programma di Carlo Massarini. Massarini, fantastico dove, programma. Dove c'era ospite fisso ogni puntata, il mio grande collega del blues italiano, che purtroppo adesso non c'è più, che si chiamava Roberto Ciotti. Io guardavo i video di quello che poi è stato il mio grande amico Roberto Ciotti e lì partivano le ispirazioni. Poi guarda caso, Roberto, siamo diventati grandissimi amici, abbiamo suonato assieme. Ho portato poi Roberto nel 94, abbiamo suonato insieme, organizzai il mio primo festival che si chiamava Agrigento Blues Festival nel 94 a Real Monte, a Costa Bianca, al Lido di Costa Bianca. E misi insieme sul palco il blues italiano, c'eravamo io, Roberto Ciotti e James Senese con Napoli Centrale. Quindi... che meraviglia! E già qui mi fermerei, insomma, nel senso che la carriera già qui è decollata. Sì, sì. Sì, lì è partita la vera carriera e fu l'esordio di Gio Castellano Blues Band. Gioca solo la blues band, che comunque poi nel frattempo ha anche fatto dei dischi, no? Sì, sei dischi più un bootleg, sì. Quindi sei dischi. Adesso spero di fare presto, se un giorno ciò consentirà tutto questo, di fare finalmente il settimo, dove ho tanto materiale che questi ultimi anni ho suonato live, tanti inediti da proporre, più qualcosa nuova, e lì appunto. Ancora una volta accarezzerò sempre di più quello che ti dicevo, il mio soul blues misto al latin, quindi c'è tutto questo mondo che a me piace moltissimo, unire soul blues al mondo latino. Che meraviglia, un po' anche quello che fece Santana, insomma, no? Sì, esatto. In pochi sanno, io anche a casa ho il disco che ho trovato come relitto, infatti ne parlai un giorno tramite email anche con Santana, perché sono molto amico del suo manager, che si chiama Chris Stanton. Trovai il suo primo disco che usciva come Carlos Santana Blues Band. La band di Carlos Santana. Addirittura! Sì. Pensa a te! Poi lui si è buttato molto sul latino. Io c'ho una versione di, oddio, adesso non ricordo il titolo, un pezzo dei Cream che lui rifece con due batterie in un appunto, che mi sto collegando mentalmente alla tua big band, che anche lui c'ha queste band enormi con due batterie. Lui utilizzava, già da solo lui utilizzava quattro percussionisti. Sì, cioè addirittura la doppia batteria, che tu senti sto pezzo che... adesso mi verrà in mente un pezzo dei Cream famoso. Mike Carabello, José Cepito Areas... Escovedo, il papà di quella che oggi è una famosissima rock star, pure lei percussionista, che si chiama appunto Sheila Escovedo, è la figlia del grande Pete, che era il percussionista di Santana. Erano quattro percussionisti tutti insieme che hanno fatto la storia del rock di Santana. Quindi praticamente tu adesso poi lanciamo un video, perché la tua storia è talmente lunga che insomma ci sarebbe da fare 10.000 puntate. Adesso cerchiamo un po' di fare un sunto, anche perché poi un piccolo bignami, anche perché la parte finale vorrei dedicarla al futuro, insomma, quello che sarà, che anche se siamo un po' fermi tutti, insomma, quindi però adesso magari vediamo cosa possiamo organizzarci per dopo, no? Allora, io c'ho il secondo brano che poi vorrei che tu ci raccontassi, perché io ho questi spezzoni, magari dopo gli diamo una location, li indichiamo, e dove non è indicato nel video, io magari... Posso dire una cosa sul primo? Sì? Tu hai mandato, ovviamente, I Shot the Sheriff, famosissimo brano di Bob Marley, da Clapton, tra l'altro. Esatto, fatto anche da Clapton, e che è nel mio ultimo disco che si chiama Soul Land. E tu pensa che questo
brano inciso su quel disco ha ricevuto la recensione della Warner Bros. Americana, che lo ha definito nell'articolo che è uscito sulle pagine della loro rivista a masterpiece, quindi un capolavoro, e c'è scritto quasi ai livelli di Eric e Bob, quindi ai livelli di Eric Clapton. Beh, allora, ma, ti faccio l'ultima domanda prima di mandare il video, ma hai mai pensato di trasferirti a Chicago piuttosto che a New Orleans o a New York? Nel senso, sì, ci ho pensato e ho detto sempre là si mangia male. Bellissimo questo. Ok, allora io ho in scaletta Futter, ok, sono senza occhiali, lo commentiamo dopo, intanto mandiamo il video. Abbiamo visto il ritardo tra poco con noi. Eccoci qua. Father on the road,
Sì, ok, Father on the Road, naturalmente. On the Road, di un grande brano del mio amico Bobby Blue Glenn, un altro leggendo, sì. Quel brano, quella session, c'erano grandi musicisti con me, da Michael Baker alla batteria, che è stato per 18 anni il musical director e il batterista di Whitney Houston. Edwin al sax tenore, al sax alto, Brandon Fields all'alto sax tenore, alla voce Audrey Madison Turner, che è stata l'ultima moglie di Ike Turner, quella che venne dopo Tina Turner. Insomma, anche lì leggenda, anche se poi insomma c'è un po' di brutta storia intorno ad Ike, sì. Ma grandissimo, grandissimo bluesman, insomma. Quindi alla fine vedo che, cioè, dov'eri qui a questo live? Dov'era? A casa, ero qui ad Aragona. Ah, era Aragona, sì, è vero, poi c'era scritto. È stata sempre una delle tappe del mio Big Wine Festival. O nelle piazze, o come per quest'anno l'abbiamo fatta nei resort, in un resort bellissimo che è nato da poco, dove abbiamo fatto la tappa del Big Wine. Ma perché poi credo che poi nel momento in cui prima parlavamo di trasferirsi negli Stati Uniti, come riesci a, domanda forse ingenua, nel senso, come riesci da Agrigento a poi a contattare questi muovere le fila. E fortunatamente ho sempre avuto dei buoni contatti con tanti musicisti americani, alcuni di io. A volte li ho scovati direttamente io, smanettando un po' sul web. Alcuni me li hanno segnalati amici grandissimi americani che mi segnalavano questo o quel talento, mi segnalavano questo o quell'altro, organizzando anche da sempre tanti concerti, ero già in contatto con tantissimi musicisti di grandissimo livello. E poi tra l'altro, cioè, credo che gli americani siano un po', come per dire, a volte gelosi anche della loro musica, no? Cioè, tu sei entrato da italiano. Io, sono molto gelosi, e soprattutto il pubblico, cioè i musicisti di colore sono anche molto, molto rigidi, selettivi, diciamo. Il più grande complimento che mi hanno sempre fatto è quello che mi hanno detto: tu sei black, non sei white. Quindi per dire... bellissimo. Il tuo cuore assolutamente è bello. Non è bianco. Quindi, perché nel modo di pensare ero sempre con la loro stessa mentalità, con la loro stessa filosofia di musica. Non so, cito un film di Alan Parker, che non so se hai visto, The Commitments, con cui c'era questa band. Certo. Bellissimo film, in cui appunto c'è una frase in cui un ragazzo chiede: ma noi che c'entriamo con il sole? Noi siamo irlandesi, e il protagonista gli risponde: beh, dove c'è lavoro, fatica, sudore, c'è comunque il blues, il sole, no? E quindi a parte che comunque poi ci vorrebbe un discorso più lungo, però è l'Irlanda proprio come l'Inghilterra e come tutto sommato anche indirettamente proprio la Sicilia, attenzione, anche la... questo infatti volevo portarli e c'entra moltissimo anche con il soul, che tieni conto che la musica moderna americana, quindi anche il soul, che poi è stata la commistione tra il gospel delle chiese battiste e il pop e la musica leggera delle grandi città, insomma, no? Quindi questo è nato anche dalle grandi comunità di popoli italiani, irlandesi, inglesi che erano emigrati negli Stati Uniti. Tant'è vero che alcuni dei più grandi jazzisti della musica americana, guarda caso, sono tutti siciliani. Cioè, da Frank Sinatra al povero Chick Corea, che è morto qualche giorno fa, a Joe Romano, George Wellington, Tony Bennett, tutti questi, Dean Martin, Lou Prima, tutti questi sono origini siciliane, non lombarde, non campane,
non lucane. Ma... No, siamo sul siciliano e questo lo possiamo assolutamente dire, anche se insomma io ho citato questa cosa un po' forzandola in una puntata precedente, ma vedo che alla fine mi ritrovo che me la stai dicendo, che secondo me appunto il discorso della musica noi ce l'abbiamo dentro, anche se chiaramente... si è espressa probabilmente in situazioni non proprio con la lingua siciliana magari, però insomma comunque ci sono ad oggi anche grandi musicisti che fanno pop o rock che comunque sono siciliani. Perché poi ti volevo chiedere comunque la tradizione, la voglia di suonare, no? Perché all'inizio ci sarà stato anche tu hai trovato un pubblico aperto questo tipo di musica, da Agrigento, zona, cioè hai fatto sentire la tua musica e... Dovunque l'abbiamo fatto, in tutta Italia, all'estero, dovunque ho suonato, devo dire che fortunatamente abbiamo riscosso sempre un successo grandissimo, ma sai perché alla fine, io dico sempre, il film dei Blues Brothers, nonostante lo rifanno ogni anno da 33 anni, anche più volte all'anno, lo rivedono tutti. Perché è la grande forza e la grande potenza del soul, cioè, che è una musica che coinvolge tutti, anche chi di musica magari sa poco, però appunto è la grande potenza del soul che non è stato mai settoriale, mai selettivo, ma proprio diretto invece a tutti, perché proprio è sanguigno, abbraccia tutti i cuori. Anche, sempre in The Convincement c'era appunto il fatto che il blues, il soul, la musica della gente, no? Quindi è la musica della gente. C'era un piccolo, diciamo, battuta su jazz, che invece era una musica più celebrata, più intellettuale, no? Invece il soul è immediato, arriva a tutti, è come un abbraccio, insomma. Per diretto. È come se io per dirti qualcosa, per dirti ti voglio bene, utilizzo una parafrasi di 10 parole, ecco, o invece ti dico ti voglio bene. Esatto. Arriva. Che poi era quello che era il messaggio del blues, no? C'era il blues iniziale. Io ho cominciato ad ascoltare Johnson, Robert Johnson, i dischi di Johnson, e c'era tutto lì, anche se era quattro parole messe in croce, no? Io tra l'altro apprezzavo... Big Brunzi, chitarrista. Pulling Wolf, tutti questi. Esatto. Era gente che con quattro note riusciva a fare musica, a trasmettere sensazioni. Allora, direi, mandiamo un altro pezzo, poi cominciamo a parlare di questo festival, di come è nato, come si è sviluppato e come andrà avanti naturalmente, no? Adesso però ci avrei, a proposito di Salmon Bark, ci avrei un Everybody Needs Somebody fortunatamente dei Blues Brothers. La famiglia Burk segue molto tutto quello che faccio, perché siamo rimasti molto legati, saranno contenti. Perfetto. A dopo. I need you.
insomma, sarebbe da. C'è stata anche la presentazione della band da parte tua. Quando quindi hai cominciato a fare concerti, e poi insomma alla fine i musicisti erano tanti, perché non fare un festival? È stato così? Sì, no, già queste serate facevano parte, erano serate proprio per il festival, quindi queste, per esempio qui eravamo a Siracusa, il festival è cominciato nel 2003, quindi noi quest'anno festeggiamo ben 19 anni del festival, su ben 27 anni di Gio Castellano. Questo è qualcosa che un record. Tu ovviamente sai benissimo le dinamiche, soprattutto siciliane, e quindi già un festival che ha ben 19 anni di età in una terra come la nostra, tu sai che è un'impresa quasi titanica. Assolutamente sì, tra l'altro perché hai sicuramente toccato i cuori di molte persone, insomma, perché questa è veramente una musica comunicativa. E quindi 19 anni di festival, e poi adesso sono sicuro che la gente ti chiede di partecipare, no? Perché, sì, perché si ha notizie, no? No, nel senso che all'inizio sicuramente avrai raccolto tu i musicisti, ma adesso sarà. Adesso no, lasciamo sì, perdere questa piccola parentesi. Sì, no. In genere fortunatamente ricevo tantissime proposte di musicisti anche famosi che vorrebbero essere parte di Gio Castellano Band. Ormai fortunatamente anche in America siamo diventati molto, molto conosciuti come band, come prestigio, sì, questo sicuramente ci ha aiutato moltissimo. Adesso vedremo il post-Covid che cosa ci consentirà di fare. Io credo che sia alla fine, credo che sarà, ne ho già parlato nella settimana scorsa, insomma, credo che sarà probabilmente, mi auguro, una fionda, nel senso che tu ti ritiri alla fine. Potrebbe esserlo, è quello che speriamo, perché sicuramente alla fine di tutto questo massacro, a parte che la musica ne uscirà triturata, come già è. Però dico, ci sarà da parte della gente un interesse mostruoso a tornare a vivere. Tornare a vivere vuol dire soprattutto anche tutti questi eventi live, ascoltare la musica dal vivo, ascoltare queste grandi... Io poi, tra l'altro, ho la follia di ancora tenere in vita questa che è l'ultima grande soul rhythm blues band europea, perché non esistono più band di questo tipo con 12-14 musicisti sul palco, tu capisci che è una cosa che era poi con facevano Blues Brothers, no? Con appunto sì. Con, poi tra l'altro dico, a parte qualche classico, qualche cosiddetto brano classico, qualche cover, sono solo brani miei, quindi è una original band, non è una cover band. Le origini ormai sono pochissime. Quindi si credo. Tra l'altro, quindi... a proposito di, diciamo, di agganci con Blues Brothers, mi sembra aver letto di Martin Murphy, è giusto, corretto? Sì, è stato lui che mi ha messo il nominio Dr. Joe, perché io studiavo a Modena, all'università, un amico che lavorava lì in quella serata ci presentò nel camerino, io gli spiegai che ero lì per motivi di studio e che a casa avevo delle band perché suonavo pure io blues, eccetera, eccetera. Lui si incuriosì molto, mi disse siediti qua con me in prima fila che chissà magari mi viene qualche ispirazione durante il concerto, ti chiamo. Ho detto grazie, ok, ci provo. E allora, appunto, da lì poi si ricordava il mio nome di battesimo, non si ricordava il mio nome di battesimo, ma solo il cognome. Allora, siccome c'era un grande pianista che si chiamava Dr. John, come tu saprai, mi chiamò Dr. Joe a Castellano, please come here to play. E quindi è rimasto poi, allora da quel momento è stato scritto con
come nominarlo. Che tra l'altro, appunto, non so se per gli amici di Siciliano, era il marito di Aretha Franklin nel film Blues Brothers. Esatto, era il marito, era il marito che veniva trattato di caduto in casa. La Polly nel nella friggitoria di Aretha Franklin. Beh, insomma, tanta roba, perché, e a proposito di Blues Brothers, ma anche di Robert Johnson, perché insomma, cerchiamo un po' di collegare, io penso che l'operatore di fare pezzi originali, insomma, sia giustissimo, ma è giusto secondo me anche mandare avanti questi pezzi che sono universalmente conosciuti come messaggi di gioia, insomma, no? Quindi io perché no, questo è un pezzo appunto che poi hanno fatto il Blues Brothers. È stato quello che ovviamente ha fatto la fortuna del mio grande amico, del mio padrino è musicale, Solomon Burke. Certo, sì, certo. Poi magari ha visto nuova luce con John Belushi e Dan Aykroyd, insomma, nel film del Blues Brothers, esatto. E tu pensi che quando lo suonava, io aprivo certi suoi concerti italiani, i concerti di Solomon Burke, anche per la sua mole, io non sono pure un omone. Sì, era un omone di 220 kg. ma quando lui lo cantava per la potenza sua vocale, che era terribile, quando lui lo cantava, io ero accanto a lui sul palco, ero messo un po' da parte. E ricordo che il palco tremava perché era un tripudio mostruoso di voci, di suoni, di gente che si scatenava in maniera incredibile. Ci sono quelle cose che tu balli a prescindere, insomma, che li sì, senti esatto. La prima nota e balli, cioè poco da esatto. Il cervello non riesce a trovare altre soluzioni, no? Incontrollabile. Allora, ok, io direi adesso mandiamo Sweet on Chicago, dopo invece ci vedremo il backstage subito dopo del festival con cui insomma sì, i musicisti. Sì. Tanto a proposito, colleghiamo Sweet on Chicago, che vabbè, anche lì il pezzo del 36, credo, insomma, uno dei pezzi, i famosi 29 pezzi di Robert Johnson. Pezzi di Robert Johnson, poi hanno fatto tutti, insomma, Clapton. Naturalmente Blues Brothers è uno dei più classici del blues. Io spesso pure la suono, insomma, nel mio piccolo. Quindi va bene, ascoltiamoci questo pezzo favoloso e poi torniamo qui. Sì, okay. Same old thing. Sweet home's coming.
Peccato sfumare, insomma. Mi senti? Gio? Sì. Ok. Peccato sfumare, perché uno sono dei video bellissimi, perché poi naturalmente qui c'era una gara di chitarre, no? Tra è stata la grande notte delle Fender. Erano tutti chitarristi Fender. C'era Junior Watson, Eric Guitar Davis, Matt Silva, tutti i grandi chitarristi della Fender. Quindi, insomma. Favoloso. Ok, io direi partiamo al futuro, nel senso che 2020 il festival c'è stato, mi dicevi, forse con qualche limitazione probabilmente. Sì, l'abbiamo fatto tutto in location di resort o alberghi o luoghi comunque circoscritti, seppure all'aperto, e con un pubblico che non doveva mai superare ovviamente, certo, i 200 partecipanti. Poi la piattaforma di cene di gala, del food and wine, con i grandi vini, con la grande cena e poi con la grande... Esatto, perché poi tra l'altro credo che in una organizzazione di un tuo festival ci sia stata anche la partecipazione di Siciliano, non so se qualche tempo fa. Da 3 anni che collaboriamo con gli amici di Siciliano in maniera stupenda, perché ci si è creato, oltre che un'amicizia molto bella, molto genuina, soprattutto una collaborazione che ogni estate, almeno una delle tappe, viene anche scelta da Siciliano come tappa da appoggiare e da supportare, e quindi in uno dei galà tutti gli amici che coinvolge Siciliano hanno una particolare riserva di posti, perché c'è un pubblico tutto fatto soprattutto degli amici di Siciliano, perché ecco, questa connection perfetto, quindi ti sei trovato bene insomma con gli amici di Siciliano. No, benissimo, noi ci troviamo benissimo già da anni, abbiamo un rapporto affettuosissimo e di stima, perché insomma questo gruppo coeso di gente che ama la cultura, la musica, non poteva assolutamente compreso il Blues and Wine, è un festival che ha portato ancora di più la Sicilia, i posti della Sicilia nel mondo. Quindi, cioè, tu trovando questo accoppiamento di musica e enologia, diciamo, hai trovato insomma modo anche di ampliare probabilmente la capacità recettiva del festival, no? Assolutamente, ma soprattutto voleva essere anche un modo per innalzare anche la qualità del pubblico, no? Perché chiaramente ci siamo dedicati a quel pubblico che ha veramente l'interesse di conoscere, di appassionarsi, all'interesse per digustare il mondo unitamente sia alla musica che al migliore vino italiano, perché ci sono vini siciliani e di tutta Italia ovviamente, e al migliore food che propongono i famosi chef siciliani, perché lì è un giro che abbraccia anche tantissimi eccellenti chef siciliani, quindi sono location che ogni anno a quelle vecchie si aggiungono altre nuove. Quindi in continua espansione, ampliamento, insomma. Sì. Scelgo sempre posti dove è possibile, io dico sempre, ricercare tutti insieme la bellezza. Cerchiamo tutti insieme la bellezza, questo è quello che vogliamo fare. Perché poi ecco, è un cerchio che si chiude, no? Il cibo, il vino, tutto ciò che insomma ci colpisce anche a livello di interesse. 2021. Stai lavorando naturalmente, Sì, già la tengo. Ci credo, perché penso che parti la fine di quello dell'anno prima. Al simile, appena finisci quello che è appena passato, già devi lavorare per quello dopo. Sì, sto lavorando e sì, ovviamente spero che sia tranquillo, che ci siano le condizioni per poterlo fare, però penso che se ci saranno
stiamo cominciando già a mettere, abbiamo messo già le basi per una buona edizione 2021, molto ricca, molto piena di anche lì di gran galà molto belli, quindi spero che tutto il pubblico di quelli che oggi, come ci saranno anche in futuro, che ci ascoltano, con i loro amici, con le loro persone più care, possano godere di questi grandi show che facciamo con i migliori artisti della musica italiana e internazionale, quindi per godere della migliore musica assieme al migliore cibo, al migliore vino del mondo. Questo io spero di... La data qual è, scusami? In genere ogni anno la data è compresa tra il 25 luglio, per questo modo, e il 12-13 agosto. Io spero assolutamente di esserci, insomma, se non ci sono adesso di questo periplo di date che quest'anno comunque dovrebbero essere, come è stato prima del Covid, oltre che date siciliane ci sono poi delle appendici che facciamo in Lazio, probabilmente andremo anche in zona Piemonte, in zona Veneto, insomma. Quindi anche la terra degli altre terre del vino, insomma. Altre terre del vino, sì. Scegliamo le terre apposta per questo. Quindi naturalmente, vabbè, tu già c'hai i musicisti, chiaramente adesso non so, ci sarà il dubbio del potranno volare, ma io penso che insomma da luglio ci dovremmo aver risolto, spero. Sì, spero che da luglio dovremmo avere, sì. Comunque, fortunatamente ci sono anche, diciamo, altri musicisti che abitano in zona Europa che possono venire e loro sono comunque americani che abitano in Europa. E okay. Quindi tra l'Inghilterra, la Germania, la Francia stessa, chi sta a Parigi, chi sta a Düsseldorf, chi sta a Londra, qualcuno di loro poi casomai verrà. Io, vabbè, naturalmente come trovare, ci saranno tutte le informazioni sul sito, sì. Tu c'hai, cioè, naturalmente a breve comunque poi comunicheremo tutto appena sarà il momento. Gli amici di Siciliano, naturalmente sai che insomma qualsiasi forma di sharing sulle tue informazioni sarà sempre insomma fatta, e quindi io tra l'altro adesso anche sulla pagina Siciliano in Musica condivideremo il più possibile tutto, cercando di anche di arrivare a questo festival di questo 2021 insomma senza problemi, perché insomma, e tra l'altro io voglio dire pure martedì prossimo, sì? ha una grande, diciamo che è una preview, ma è soprattutto è un appendice di quello del 2020, perché in genere noi ogni anno a dicembre assegniamo gli awards, i Music and Wine Awards, sia per la musica che per il vino che per la cultura. Quest'anno speravamo di fare la solita cena di gala a dicembre, non si poteva fare, abbiamo aspettato fino a marzo, ad aprile, ma vediamo che purtroppo ancora i ristoranti, le sale, non c'è al momento la luce che ci doveva essere. E allora abbiamo detto li dobbiamo comunque assegnare e li assegniamo in webinar. Quindi martedì pomeriggio alle 16.30 sulle pagine Facebook, del Festival, del Pizza and Wine, di Gio Castellano, quindi come di Sicilia, lo condivideremo su Siciliando, ovviamente. Certo, assolutamente sì. Dei rappresentanti più grossi del vostro grande Siciliano, qual è il mio grande amico Vincenzo Perigone. Presidentissimo Vincenzo. Esatto, condivideremo tutto perché ci saranno grandissimi ospiti della cultura nella prima ora che va dalle 16.30 alle 17.30 con Dacia Maraini per il suo essere in Sicilia. Nessuno sa che la Maraini è la nipote del famoso Duca Enrico di Salaparù, che era il suo nome. Era il nonno di Dacia Maraini, nessuno lo sa. Finalmente con il nostro awards del vino gli daremo lustro anche dal lato vinicolo, oltre che letterario. Certo. E sua madre, che si chiamava Topazia Alliata di Villafranca, è stata l'ultima di famiglia Alliata che ha, diciamo, è stato la proprietaria delle famosissime cantine Duca e Corvo.
Quindi Adagio Maraini daremo questo e gli daremo anche un'aura speciale per le sue battaglie sull'acqua pubblica. Quindi saranno due aura diverse. Poi ci sarà appunto Stefania Auci per il libro I Leoni di Visiglia sulla storia leggendaria dei Florio. Ci sarà Gaetano Savatteri per il romanzo che in questo momento sta andando in fortissimo come fiction su Rai 1, che è Macari. E per la musica ci sarà un nostro mito, diciamo, il mio grande fan, ma soprattutto per me un mito che mi ha instradato la black music, come Carlo Massarini, che è ex conduttore di Mr. Fantasy. Veramente un mito, perché era una trasmissione fatta molto bene, tra l'altro. Quindi comunque c'è tanto, insomma, questo webinar di martedì, ricordiamolo, alle 7:30. I vari premiati del vino, che sono tantissimi, e che hanno, con i loro vini, hanno partecipato e hanno, diciamo, suscitato grandi emozioni al palato durante l'estate scorsa nelle serate del vino. Beh, insomma, Gio Castellano non si ferma mai. Adesso poi alla fine diremo il disco che sta per uscire, lo troveremo naturalmente. Lo incideremo se quest'estate sarà possibile in live, lo incideremo dal vivo e casomai a Natale prossimo sarà disponibile, e quindi dopo anche qui pubblicizziamo, ma comunque cerchiamo già i dischi di Gio Castellano, sì. Compriamoli, insomma, supportiamo anche da questo punto di vista, grazie, i musicisti, perché possono scrivere anche a noi, all'associazione o alla band, quindi o su info@bluesandwine.com o su info@giocastellanobluesband.com, e noi daremo tutto quello che serve per poter partecipare e comprare i dischi. Perfetto, quindi la pagina Facebook l'abbiamo ricordata, insomma, e poi naturalmente ogni attività sarà qui in share qui su Siciliano. Questa è una promessa che chiaramente ti facciamo, insomma, tanto perché ti siamo vicini, come tu sei vicino a noi, no? Quindi è reciproco. È una cosa meravigliosa che ci aiuta tutti a far conoscere la cultura in tutto il mondo e con le sue prerogative, con le sue cose migliori. Quindi il lavoro che fanno i ragazzi di Sigiliando è una splendida, uno splendido team, assolutamente. Sì, un team incredibile che io ho subito ho chiamato per dire siamo tutti e due sullo stesso lato. Collaboriamo. Certo, assolutamente sì. Senti, ci vediamo il backstage di qualche anno fa di questo splendido festival. Dopo siamo qua, stiamo sforando, ma siccome abbiamo un paio di cose ancora da dirci, ce le diciamo dopo. Con piacere. Joe Castellano, super blues. So bad. Upbeat, downbeat. That's what we do. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito con passione e con amore, con Gio Castellano, la sua Super Blues and Soul Band e questo Sicily Summer Tour delle serate promozionali del Blues and Wine Soul Fest. Sicily once again, Joe Castellano Super Blues Band Tour 2011 here in Manzana, and we're going to have a great time tonight. Hope you enjoy yourself. I am. We're going to go get some gelato now, okay? Ciao. Love you. I want to talk to you. Giardini Naxos. Cani cattini in bagno. Bye.
Siamo a Mazara del Vallo con Tini Castelbuono. Beh, insomma, si crea anche quell'atmosfera di gioia, no? Con le persone del festival. Io ti... Eccoci qua. Allora, io innanzitutto volevo riprendere, insomma, un commento che dice: viva la Sicilia e le persone che la fanno grande, di Sara, che insomma, questa è una missione tua che ormai hai, insomma, veramente con la tua musica rendi la Sicilia centro del mondo, insomma, Agrigento vicino a New Orleans e a Chicago. Ormai da 12 anni è diventato un circuito a tappe che abbraccia tutta la Sicilia, quindi partì da Agrigento, i primi 7 anni furono su Agrigento, però poi... Certo, infatti ho visto Mazara del Vallo, Castelbuono, Siracusa, abbiamo passato tutte le Sletna, Taormina adesso da 4-5 anni, Cefalù, sono sempre tappe che sono tappe storiche. Certo. Io ti ringrazio che quest'ora è andata via, è volata via in un attimo, insomma, ci sarebbe ancora tanto da dire, da raccontare, sicuramente... abbiamo un po' tralasciato tutti questi splendidi musicisti che hai incontrato, ne abbiamo parlato insomma un poco, ci sarebbe tantissimo da dire, da raccontare. Quello che è importante dire è che Gio Castellano prosegue, quindi ci sarà modo di vederlo, spero presto, senza troppe limitazioni, insomma, anche se poi alla fine basta che vediamo musica dal vivo, anche con le limitazioni va bene lo stesso. Sì, no, speriamo che di tornare a vivere, perché questa cosa che ha limitato molto, soprattutto io penso a tutti i miei colleghi della musica, veramente, che è stata una cosa terribile per tutti, insomma. Spero che finisca, perché significherà, se finirà, significherà che veramente forse stiamo tornando a vivere. Sì, infatti questo deve essere l'augurio che facciamo naturalmente a tutti. Io, Gio, ti ringrazio, naturalmente andremo in sharing per tutto, faremo sapere le date, parleremo del disco live che uscirà e insomma, magari faremo qualche altro incontro. Assolutamente sì, assolutamente sì, ma perché no? Guarda, il sogno mio ma io farei anche un collegamento, se c'è, perché no, mentre suoni palco, sarebbe figo, adesso sarebbe bello mandarlo anche in diretta su Siciliano, oltre che naturalmente in altre parti, sarebbe bellissimo, quindi insomma con questa promessa ci diamo un arrivederci naturalmente, perché a presto. Gli amici di Siciliano ti adorano.
Quindi so che insomma sei comunque sempre ben accetto qui negli schermi di Siciliano. Io, visto che abbiamo parlato tanto di Salomon, manderei come sigla finale The King is Alive, dedicata a lui. Un brano che ha scritto per lui, esatto, che la famiglia Burke ha inserito in America in un disco postumo insomma, di fatto di suoi brani inediti, ha voluto inserire come unico brano non di Solomon, non cantato da Solomon, questo mio The King is Alive. Ma tu c'hai le targhe di tutte queste cose dentro casa, non c'hai manco lo spazio dove scriverle tutte queste cose. Guarda, ti dico una cosa, per esempio, ho le chat ancora in cui io e Solomon mi chiedeva, Gio, come si chiamava quel ristorante dove abbiamo mangiato quella volta a Bologna le lasagne verdi, perché voglio rifarle. Ma io guarda, no, Esatto. ma ci Però credo perché poi magari voglio tra dire. queste cose non ho le foto, cioè, perché in quel momento, tanti anni fa, tra l'altro non c'erano i telefonini, non c'era tutta questa roba, ma l'emozione di un ragazzino come me, che aveva l'emozione di suonare accanto a un re come Solomon Burke, non me ne fregava niente, né delle fotografie, né delle cose. Per Ma me era certo. cuore allo stato puro e l'emozione di essere accanto a lui. Poi tutto No. Il il resto. resto non conta. Beh, insomma, io penso che sei già parte della nostra storia della musica. Io starei con te a chiacchierare di musica, di artisti, di sax, di organo Hammond. Non l'avevo ricordato. Sono a casa di un bel C3 Insomma, che uno strumento che io a volte quando scrivicchio musica lo uso perché cioè, scrivendo naturalmente con una tastiera, trasformandola in Hammond, non davvero Hammond, ma sono bel C3 stupendo, cioè qualche volta l'Hammond pur. ti invito. Ah, mamma mia, guarda, io naturalmente ti dico che quando vengo giù in Sicilia ti vengo subito, anche se non stai facendo, ti vengo a trovare ad Agrigento, subito. Piacere, sarà solo un grande piacere. Sì. Va bene, io ti ringrazio, il piacere è stato mio e sinceramente sono sincero, in alcuni momenti ho avuto dei brividi, ma non solo quando sentivo musica, anche quando parlavo con te di musica, sinceramente dei brividi hanno percorso la mia mente. Chi mi conosce sa che sono cresciuto a pane e soul, rhythm and blues e blues, quindi non poteva, secondo me, esserci momento migliore per questo splendido artista che sei, questo splendido organizzatore e creatore di eventi che sei, quindi io, insomma, sperando di vederci presto dal vivo, tutti insieme, anche con gli amici di Siciliano. Ti mando un abbraccio e naturalmente a Grazie, prestissimo, a prestissimo. apprezzo, apprezzissimo. Io tra l'altro inviterò, come sempre, faremo una cosa come ogni anno con gli amici di Siciliano, sceglieremo una delle tappe del Museum Wine dove ci saranno tutti loro e ci Sì, ritroveremo. so già che il presidente è in contatto con te, quindi so che insomma vi state già muovendo, questo non può essere che insomma una cosa molto bella. Infatti, un ringraziamento anche oltre che a Vincenzo Perricone per quello che fa, al mio amico anche Pippo Caravello, che nelle fasi quando noi ogni anno organizziamo la tappa è, diciamo, l'uomo sul campo di Siciliano e di tutto quanto, che collabora con noi sempre con grande affetto e con grande positività. Veramente. Grazie a Gio. tutti. Grazie a te, Gio, buona Pasqua e Un un abbraccio, un abbraccio. abbraccio grande, grazie. A Ciao. presto, ciao ciao. Ciao amici di Siciliano, buona Pasqua a tutti.
mind. So far away, his light never ends. Yeah. Such a nice feeling. We're looking to the sky. That comes from a friend. Yeah. We try to speak. Tonight with Mr. Hedwig on saxophone.